tematica di questi film è quella di, oltre ovviamente essere ambientati in varie città importanti d'Italia, anche quella di trattare un argomento particolarmente di attualità, particolarmente interessante della nostra attualità. In questo caso la storia, la vicenda è quella di due famiglie, ognuna delle quali ha rispettivamente un figlio e una figlia, che sono, i due capi famiglia sono arrivati qui in Val d'Aosta perché come ex militari, sono come ex alpini, loro vengono da Roma. E hanno questi due figli che si conoscono quindi da sempre, da quando sono nati, perché sono nati qui. Succede che ovviamente queste due famiglie di quarantenni conducono una vita più o meno, diciamo, con uno status quo stabilito, quando un giorno il preside di una scuola consegna un modulo a queste due ragazze sul quale devono rispondere a delle domande di educazione sessuale. Devono rispondere a queste domande anche con la collaborazione dei genitori. Questo evento, piccolo evento, scatena una rivoluzione all'interno di queste famiglie. E chiaramente attraverso l'esperienza di questi ragazzi e sono costretti a confrontarsi e quindi a ribaltare completamente, diciamo, la situazione con la quale abbiamo visto. E questo ovviamente dà modo di avere moltissime situazioni di tipo brillante, di tipo comico, ma anche dà modo di narrare una vicenda molto vicina a un problema di oggi, che è l'educazione e il rapporto tra padre e figlio, con tutte le difficoltà, con tutte le incomprensioni e con tutti gli infantilismi dei genitori a confronto spesso invece della maturità dei ragazzi più giovani, insomma, o comunque della maggiore naturalezza nell'affrontare determinati problemi. E questo credo che sia il valore della storia che noi raccontiamo. Per quello che riguarda, diciamo, come ci siamo trovati ad Aosta, direi benissimo, credo, perché tanti anni di carriera difficilmente mi era successo di raggiungere tutti i 7 anni. E questa è una cosa non da poco, perché recentemente l'ultima serie che ho diretto in realtà era diventata a Roma e ne sono uscito come quello proprio di tempo, perché non si sapeva che si partiva da casa, non si sapeva se arrivava, eccetera. Sono tutte cose che... No, a parte questo. Poi indubbiamente io conoscevo la valle perché da giovane venivo spesso a Cervinia, quindi a Sciara, quindi insomma conoscevo, era molto tempo che non tornavo. Devo dire che io che prevalentemente sono marinaio, ma in realtà ho scoperto qui di nuovo il fascino della montagna e non è escluso che insomma anche per il conto personale ci possa ritornare, proprio perché in effetti girando proprio per la valle in queste località insomma c'è un'atmosfera estremamente piacevole. E terza cosa molto importante per il nostro lavoro, che in realtà qui c'è pochissimo inquinamento e quindi la luce che c'è per le nostre imbarcature, per il nostro lavoro, qui è straordinario. E questo, diciamo, per noi è un fattore molto importante. Grazie. Rinnovo l'invito ai colleghi, nel caso volessero fare qualche domanda. Allora, ci penso io ho qualche curiosità.
curiosità invece. Abbiamo appunto i quattro attori che a coppie di due interpretano nella finzione appunto due coppie. Volevo capire da Ricky Memphis com'era stato essere il marito di Vanessa in questo film. Beh, lo potete immaginare, c'è cioè il marito quello vero, quindi posso... è stato lo è, lo sarà fino a sabato, bello, divertente, interessante. E abbiamo lavorato, abbiamo faticato, ma siamo stati veramente bene. Quando si parla di queste cose si rischia sempre di essere banali, e io lo sono, lo sarò, e sono stato benissimo, stato bene in città, stato bene in giro per la valle. Qualche selfie di troppo. Beh, quelli dappertutto, grazie a Dio. Grazie a Dio la gente appunto ci ha accolto con un affetto enorme, con un interesse enorme, ci hanno trattato veramente da re. E appunto la cosa particolare di Aosta è che si gira, non in senso notorio, si gira proprio far film. In maniera semplice, in maniera facile, è tutto più facile, è tutto più mobile, è tutto più. Secondo me è meglio organizzato e appunto poi la bellezza del contorno non è da sottovalutare. Grazie. A Vanessa chiedo, visto che sei qui con tutta la famiglia, insomma stai prendendo le misure per, non dico trasferirti in Valle d'Aosta, ma passare qualche vacanza, qualche soggiorno più spesso magari. In realtà queste località piccole mi piacciono molto, io vivo in una località piccola, più o meno degli stessi abitanti che siete qua, quindi io amo particolarmente le località piccole più che le città. Io vivo nel mare, qui è montagna, però poi la conoscevo, devo dire che ho frequentato molto Courmayeur molto spesso, quindi conosco bene, abbastanza bene. Però si sta molto bene. Fabrizio ha detto una cosa stupenda che anche a me non mi era capitato da quando faccio questo lavoro, che andare sul set a piedi non mi è mai capitato, perché conosciamo realtà Torino, Milano, Roma, girare, che sono veramente posti molto difficili dallo spostamento, e quindi avere l'albergo e girare l'angolo e avere il tuo ristorante, il tuo cinese, il tuo posto dove vai a mangiare, cioè è veramente stare a casa, la bicicletta, cioè abbiamo fatto, io mi sono fatta dare una bicicletta e giro, ho già trovato i miei negozi, che cosine, cerco sempre di trovare un po' una vita normale nei luoghi dove vado. Le persone sono state iper accoglienti, ci hanno proprio, ci avete fatto sentire di casa, a me personalmente è così, mi sento molto, molto a casa, no? Sabato mi dispiacerà per quanto voglia di ritornare un po' a casa mia per una quotidianità, però nel momento che ti cominci ad affezionare alle persone, al luogo, ai posti, e quando poi finisce tutto e ritorni a casa. Però è una bella esperienza, io spero quest'anno di tornare a Courmayeur con la mia famiglia. E niente, basta. Grazie. Grazie. Non abbiamo più tantissimo tempo, volevo però fare ancora una domanda a Marco Bonini, che è anche sceneggiatore di questo film, e volevo capire da lui, da neofita del settore, com'è questa doppia veste quando si lavora appunto a un film, com'è poi recitare un film che si è sceneggiato, contribuito a sceneggiare. Intanto buongiorno a tutti. Sì, questa è una domanda che fortunatamente mi fanno spesso. E per me in realtà recitare e scrivere è uno sport abbastanza simile, nel senso che io quando recito e basta racconto, è come se scrivessi la mia parte, nel senso che racconto con il corpo, con i gesti, con la voce un pezzo di storia, così la vedo, così mi approccio ai personaggi quando li recito. Quindi quando sei anche responsabile in qualche modo di tutto l'arco narrativo di tutti i personaggi è ancora più bello, nel senso che vedi esattamente realizzarsi quello che hai immaginato spesso anche 10 anni prima, quando hai cominciato a lavorare a quella storia, quindi
la vita di una storia cinematografica, insomma di audiovisiva, è sempre molto lunga di solito. Considerate che la media dei film che vedete al cinema o in televisione in generale è intorno ai 5-6 anni, quando ce ne sono 10 e quando ce ne sono 2, ma la media di una storia, finché prima che arrivi alla fruizione del pubblico, è abbastanza lunga. In particolare questo film è molto interessante. Quando la Pepito mi ha detto che sarebbe stato girato ad Aosta, ho pensato perfetto, perché sta un po' nel senso del film. Il film si chiama L'amore, il sole e le altre stelle, c'è una grande metafora dietro questa storia, che è la contraddizione dei rapporti umani, che sono diciamo contraddistinti da attrazione e repulsione. Io diciamo l'abbiamo messa in relazione alle orbite dei pianeti, cioè i pianeti sono fissi e girano intorno al Sole, che noi identifichiamo con il nostro amore, cioè l'elemento di attrazione di questa storia, ma sono fissi, non riescono ad andare fino in fondo verso il Sole, perché la forza di centrifuga li tiene lontani. Quindi e noi uomini, un po' come i pianeti, siamo un po' attratti, un po' repulsi da questo grande motore che muove tutto. E quindi il luogo perfetto per girare un film che parla di pianeti e di orbite è quello di essere più vicino possibile al Sole, e quindi in montagna. E quindi la location montanara è stata particolarmente azzeccata. In particolare per me personalmente, qui vengo all'elemento più interessante per la Film Commission, che sono montanaro e biciclettato, per me è stata quasi una lotteria, perché non solo sono riuscito a realizzare, diciamo, questo film su cui lavoravo da tanti anni, ma mi hanno portato a realizzarlo a Pila, che era comunque a Pila, ad Aosta, ma io sono venuto a Pila, non sono venuto ad Aosta, che era comunque nel mio schedule, diciamo, nella mia agenda già da un po'. Io sarei venuto forse comunque a fare downhill, e io sono un endurista, e io, per quanto riguarda quegli 8 euro che vengono da ogni euro che avete investito, io ve li ho messi tutti, perché ogni giorno di queste 4 settimane meravigliose sono stato, appena la produzione non deve sentire, non diteglielo, ma sono stato in montagna tra i boschi in bicicletta, ed è per me un'emozione unica. Anche stamattina ho fatto il lago Chamolet con la bicicletta, e sono sceso giusto in tempo per arrivare qui, sono ancora un po' sudato, e per me quindi è un'emozione unica. Ieri mi sono preso una macchina, cioè avevo il lunedì libero, e siamo arrivati al lago Blu, siamo andati a Cervinia, siamo andati a Cogni, alle cascate di Iaz, quindi me la sto godendo tantissimo questa valle meravigliosa. Grazie. Ultima, ma non ultima ovviamente, Chiara Ricci, a cui volevo chiedere, visto che, non perché sia onnisciente, ma mi sono minimo documentato, ho visto che ha già lavorato con Fabrizio Costa in una coppia modello, quindi mi viene da pensare che il sodalizio artistico funzioni, e com'è stato e com'è lavorare con questo regista. Beh, buongiorno innanzitutto. Fabrizio per me è una certezza, è un punto fermo, per cui il secondo film, anzi in realtà è il terzo lavoro che faccio con lui, ed è abbastanza un sodalizio, come dire, molto forte. Per me è veramente un grandissimo punto di riferimento. E come ti sei trovata a lavorare in Valle d'Aosta a questa pellicola? Per me è stata la prima volta qui ad Aosta, in Valle d'Aosta in generale. Meraviglioso, e non vorrei essere ripetitiva, ma è stato pazzesco arrivare veramente in location a piedi, perché questa è una cosa veramente rara. Però non è stata detta ancora una cosa, a cui tengo moltissimo: accoglienza meravigliosa, posti straordinari e il cibo è fantastico, e non potevo non parlarne, per cui sono veramente, io sono una patita di, insomma, di andare a scoprire tutte i piatti tipici, soprattutto quando vado fuori a girare. È fantastico, veramente un cibo stupendo. Grazie. Grazie anche da parte nostra. Volevo ricordare ancora, prima di chiudere, gli attori, appunto, Edoardo Pagliai e Elisa Visari, che nella finzione interpretano i figli delle due coppie. Volevo sapere da loro se volevano raccontarci qualcosa della loro esperienza, qualcosa che li aveva particolarmente impressionati, in senso positivo, tra virgolette, in questi giorni di lavorazione. Yes.
conosciuto Filippi, Vanessa, Chiara, e anche regista, Lorenzo. E loro sono stati tutti bravissimi e buonissimi.